Ha già compiuto i suoi primi 40 anni, è una delle società podistiche più conosciute nella provincia. Ha sempre ricoperto un ruolo molto importante sia nell'attività agonistica che amatoriale. La società podistica Seven fu fondata nel 1972 da alcuni amanti della corsa e si è vista crescere negli anni con grande forza di volontà, impegno, unione, orgoglio ed ottimismo, fino ad arrivare negli anni d'oro del podismo a più di 200 iscritti. Oggi gli iscritti superano i 100 podisti che annualmente partecipano a oltre 100 manifestazioni che vanno dalle corse provinciali a quelle regionali. A volte si organizzano trasferte per eventi di livello nazionale o internazionale come la Monfortoniana, Misurina Ronzo, Transivetta, Maratona di Roma, di New York, Londra, Parigi, Tokyo, eccetera. Lo spirito dinamico e creativo che unisce i componenti della società fa sì che nascono diverse iniziative che, pensate, discusse in armonia e di fine create, hanno sempre realizzato dei grandi successi. Primo su tutti è la Marcia Lunga sul Rubicone, giunta alla sua 45esima edizione, manifestazione sportiva che si svolge a fine settembre con partenza dal centro di Savignano sul Rubicone. Il percorso si sviluppa poi sulle colline confinanti con l'attraversamento dei suggestivi vigneti che portano al Castello di Ribano, dove si possono scorgere paesaggi veramente caratteristici. La Marcia Lunga è diventata una delle tappe più simboliche per tutti i podisti, visto il tratto altalenante del suo percorso. In questo caso è una piacevole gara per corridori e maratoneti. Troviamo su queste colline a primeggiare l'atleta di casa Alberto Della Pasqua, Rashid Benabia, solo per citare due in campo maschile, Anna Nanu, Anna Spagnoli, Federica Moroni, Fausta Borghini, per citare quelle del campo femminile. Una Marcia Lunga che ha visto sempre tanti atleti importanti prendere il via. La partenza, che avviene dalla piazza principale, ci conduce per il paese con una leggera toccata e fuga prima di districarsi attraverso le campagne della zona, facendo toccare con mano, attraversandoli proprio, i vigneti della Borromagna, fino a rientro in città con un attraversamento condito di cultura fino allo stop a rientro nella piazza principale del paese. Non è una manifestazione normale, sarebbe banale definirla tale. C'è un lavoro di squadra enorme alle spalle fatto da un gruppo con gli anni sempre più numeroso che si diletta a rendersi partecipe non solo nella propria gara, e a quella di Santa Lucia, come detto poc'anzi. Insomma, anche la Podistica Seven può essere definita una vera e propria famiglia, fatta di atleti di ambedue i sessi e di varie età. La manifestazione è sempre stata organizzata perfettamente, ben gestito anche il traffico da parte dei vigili per permettere ai concorrenti di poter respirare aria pura ma di non essere disturbati durante il loro tragitto. Particolare non da poco, visto che in alcune gare qualche macchina di troppo che disturba la maratona c'è sempre. Non è una formalità, ma bensì un dato di fatto, e anche l'accoglienza che ricevono atleti e anche speaker e giornalisti che possono quindi prepararsi ad affrontare, analizzare e raccontare questo percorso con estrema semplicità e calma. Basandoci sulle informazioni di contatto presenti nel sito ufficiale, oggi la Podistica Seven è rappresentata nella figura di presidente da Mario Ricci, che tra poco ascolteremo, da vicepresidente Campedelli Guido e Graffia di Samantha, da segretario Luca Zamani, da tesoriere Corrado della Bartola, da revisore Massimo della Bartola, dai membri direttivi Riccardo Bondi, Davide Poggi, Giuseppe Masaracchia e dai consiglieri Andrea Spada, Primo Muratore, Alessandra Scipioni, Paolo Gozzi, Gioia Brandinelli, Walter Zanotti, Giuseppe Silvi, Mauro Vandi, Massimo Zonzini e Giorgio La Disa. Nella penultima edizione, svoltasi il 25 settembre del 2016, a trionfare fu Rashid Benandian della Dinamo Running con il tempo di 47:20. Al secondo posto si classificò Alberto Della Pasqua, atleta di casa, con 48:30 e al terzo Gianluca Borghesi del Castel San Pietro con 48:58. Tutti e tre saranno protagonisti nuovamente anche in questa del 2017. Altri atleti di notevole spessore che presero il via furono Nicolas De Nicolò della Dinamo Running, classificatosi quarto, Smail quinto, Matteo Lucchese sesto e gemelli Ercoli della Gabbi Bologna con relativo piazzamento di ottavo posto per Marco e undicesimo per Fabio. Giuseppe Del Prio giunto nono, Dennis Piannini della GP Villa Verrucchio dodicesimo e Lorenzo Fuschini della Rimini Nord giunto quattordicesimo. La prima donna, giunta 56esima nella classifica assoluta, fu Judith Varga dell'Edera Forlì con il tempo di 56:41. A seguire Anna Spagnoli con il tempo di 58:23, 77esima nella classifica assoluta. A completare il podio ci pensò Monica Freda dalla Gabbi Bologna con 1:23, giunta 122esima nella classifica assoluta.
Quest'anno alla partenza ritroviamo, come detto poc'anzi, tanti atleti dai nomi importanti, confermato l'atleta di casa Alberto Della Pasqua e Rashid Benandia, con Della Pasqua voglioso ovviamente di riprenderci la rivincita dopo lo scorso anno. Abbracciamo con piacere Sanguinetti, non al meglio, lo stesso Matteo Lucchese, confermata invece la presenza di Gianluca Borghesi e di Nicolas Nicolò, questi i favoriti. Un occhio di riguardo anche a loro che ci sono sempre, Michele Agostini della GPA San Marino e Ismail della Rimini Nord. In campo femminile è confermata la presenza di Anna Spagnoli, giunta seconda all'edizione prima. Si rilancia Anna Nanu, che continua veramente a meravigliare, con alle spalle Luana Nardini della Gabbi Bologna. Questi i nomi più importanti, sperando di non aver dimenticato nessuno, nel caso ce ne scusiamo con i nostri spettatori e con i diretti interessati. Si annuncia dunque una marcia lunga, davvero tutta lunga e bella da gustare, con la presenza anche del sindaco che ogni anno non manca mai l'appuntamento della propria città gareggiando in prima persona. Anche questo particolare dà un senso di appartenenza, di conservazione di una manifestazione che ricordiamo ancora una volta è giunta alla sua 45esima edizione. 45 anni non sentirli. Ci dirà tra poco al nostro microfono il presidente Mario Ricci, una gara che richiede una preparazione adeguata, un ottimo riscaldamento, da non sottovalutare poiché prevede un miscuglio di percorsi che portano a provare sulla propria pelle la vera fatica. Nel nostro racconto abbiamo incontrato persone che manifestavano la fatica unita alla voglia di correre, ma ciò che importa è che non sia mai mancato il sorriso, come del resto anche chi, come gli organizzatori, ha puntato fortemente su questo percorso con una leggera modifica rispetto alle precedenti edizioni. Ma ascoltiamo nel dettaglio proprio l'intera intervista riservata e rilassata al presidente della Podistica 7, Mario Ricci. Con Mario Ricci, 45 e non sentirli, le tue emozioni per questa gara, le è sempre un'emozione, c'è sì molta gioia perché vedo tante persone qui in piazza che correranno questa gara perché è una bella giornata di sole e molta fatica e preoccupazione perché spero e almeno mi auguro che tutto vada bene e che siamo una società all'altezza per l'organizzazione della gara. Senti, se puoi dire qualcosa sul numero di atleti partecipanti? Allora, le preiscrizioni davano 450 competitivi, quindi penso che oggi i competitivi dovrebbero passare i 500. E fra bambini e non competitivi dovremmo essere sui 1500-1600, insomma. Ecco, nomi illustri, in campo maschile c'è Sanguinetti, c'è Della Pasqua, c'è Lucchese, c'è Rashid e poi c'è De Nicolò, quindi mi sembra un gran numero di atleti forti che si daranno battaglia lungo il percorso misto collinare. In campo femminile invece abbiamo l'Anna Nanu e la nostra capitana che è Samantha Grafiedi, la Leardini e dopo non so se oggi si è iscritto qualcuno, questo era quello che davano le preiscrizioni. Rispetto agli altri anni c'è qualche cambiamento a livello di percorso o tutto rimasto intatto? Ma abbiamo dovuto fare due cambiamenti, il primo che accorcia un attimino la gara, subito dopo l'uscita del maneggio anziché girare a destra la corsa continua a dritto su un percorso ancora sterrato mentre prima era asfalto e poi l'entrata della villa mentre l'anno scorso entravamo da sotto e uscivamo sempre da sotto e giravamo dentro la villa, quest'anno appena usciti da Castelvecchio, quindi passata la chiesa di Castelvecchio giriamo a sinistra e percorriamo tutta la villa in discesa per uscire in basso e poi arrivare al traguardo. Poi l'ultima cosa inerente ai bambini, la Podistica 7 ha sempre un occhio di riguardo anche per queste manifestazioni e per le loro gare e oggi non a caso c'è qualcosa anche dedicato a loro. Sì, noi da un po' di anni mettiamo un premio, quest'anno si chiama Trofeo Super Conad, Supermercato Conad di Savignano, quello di Via Pietà, alla prima società che partecipa con più bambini alla gara delle giovani promesse, quindi volevamo sensibilizzare questa cosa e renderla così più partecipata dando l'occasione anche alle società di essere presenti. Siamo a pochi minuti dallo start, il tuo in bocca al lupo a tutti i partecipanti. Sì, auguro una buona corsa a tutti,
che tutti vivano una giornata di gioia e soprattutto così di sport nel senso vero della parola. C'è il sole e questo sicuramente aiuta, quindi bocca al lupo a tutti. Dalle nostre immagini assistiamo al via della 45esima edizione della Marcia Longa, memore a Roberto Leglio, occorre ricordarlo, gara omologata a FIDA, organizzata dalla Podistica Sevene con il patrocinio del comune di Savignano del Rubicone. Una maratona competitiva di 14,5 km che ha la partenza alle ore 9.30 da Piazza Borghesi, che prevede, 5 minuti più tardi, anche la partenza della camminata ludico-motoria di chilometri 3, 5, 7 e 14,5 e delle migliori giovani promesse. Quest'anno premi riservati ai primi 5 delle categorie promesse, pulcini, esordienti, ragazze e ragazze, mentre cadetti e allievi sono premiati i primi 3. Premio alla società con maggior numero di promesse iscritte, gara valida questa, quella delle promesse, come 15ª gara delle migliori giovani promesse del 2017. Insomma, un occhio di riguardo a tutto, tanto da non farsi mancare proprio nulla. Andiamo ora sulla gara. Dopo una panoramica di vari corridori, compresa quella del simpatico Dominici dell'Atletica Team Taverna, la gara, come da tradizione, spinge in maniera offensiva, usando il gergo calcistico, in avanti i maggiori maratoniti. Spiccano i muscoli e forza fisica di Alberto Della Pasqua, Rashid Benandià, Sanguinetti, per il campo femminile abbiamo visto la volata in testa appaiata Anna Spagnoli e Anna Nanu. Sanguinetti, maglia viola, quasi granata, come da questa immagine, al comando con Della Pasqua. Dietro, ma questione semplicemente di millesimi, c'è anche Rashid Benandià. I tre possono essere considerati tre grandi atleti. Rashid lo troviamo tradizionalmente in ogni gara di questo calendario. Alberto in qualcuna, dato che si diletta tra una parte e l'altra dell'Italia e non solo. Ultima apparizione una settimana prima in quel di Udine. Ma però che alla gara di casa, giustamente aggiungiamo noi, non vuole proprio mancare. Sanguinetti, lo abbiamo sentito a telecamere spente, non era al meglio, accusa noie muscolari, ma stringe i denti, vuole esserci, ha fretta di riprendere il proprio posto, trono, chiamatelo come volete, al centro della pista. Nel primo attraversamento di conto vediamo che i tre volano in vetta, dietro segue in quarta posizione Nicolas De Nicolò della Dinamo Running, vediamo Giuseppe Del Priore della Dinamo Sport, Luca Benini dell'Edera Forlì, poi un gruppo capitanato da Gianluca Borghesi del Castel San Pietro, Hal della Salcus Rovigo, Palombo del Castel San Pietro, Stefano Vitali dell'Edera Forlì, altro gruppetto dove notiamo le presenze di Dennis Pianini, Matteo Lucchese e Lorenzo Fuschini. Un'altra piccola carrellata per mostrare i passaggi di altri corridoi, tanto da accontentare un po' tutti, poi le prime donne. Focus concentrato su di loro, volano a braccetto Anna Spagnoli e Anna Nanu, in questo primo passaggio leggermente più distaccata la terza donna che prende il nome di Elisa Zannoni, della Tosco Romagnola, bella da vedersi ma pungente in gara come non mai, determinazione, insomma, tutta da vendere. Con le nostre immagini, usufruendo anche del nostro ralenti, spostiamo la nostra attenzione proprio sul duo di testa femminile. In questo primo scorcio di immagini vediamo Anna Nanu davanti ad Anna Spagnoli, poi la Spagnoli 200 metri più avanti in piena curva e segue il sorpasso. È lei a comandare ora la gara, seppur la Nanu segue a debita distanza. In effetti, appena un giro di lancette dopo, le ritroviamo nuovamente appaiate. Ma spostiamo nuovamente l'attenzione nel campo maschile, cerchiamo di capire chi sta vincendo la gara. Focus questa volta concentrato su Sanguinetti, passa a portata di cricche per cercare l'attacco decisivo, ma lì davanti troviamo il duo Della Pasqua Rashid. Impressiona come Della Pasqua, con i nuovi baffi stile Zorro, abbia una concentrazione immensa, guardi fisso la strada davanti a lui, fregandosi di ciò che gira attorno a lui, di chi lo chiama per incoraggiarlo, di chi è lì a sostenerlo. È deciso Della Pasqua, non si preoccupa neppure di Rashid che è attaccato a lui, sembra che lui conosca, sappia già il proprio destino, che conosca queste strade e non potrebbe essere infatti altrimenti, che sa che non lo saranno mai deludere o procurargli un danno fisico, una storta tanto per dire. No, Della Pasqua è deciso. E chi lo ferma? Certamente non noi. Ma gli altri ci riusciranno? Seguiamo la gara. Continuiamo l'attraversamento che porta al vigneto, quinto posto lasciato da Giuseppe Del Priore in favore di Gianluca Borghesi. Durante questo attraversamento, sesta posizione invece confermata per Luca Benini. Cambia insomma il soggetto, ma non la posizione dell'atleta della Forlì, che questa volta è dietro per l'appunto a Borghesi. Settima posizione invece per Giuseppe Del Priore. Ottavo, Aul della Salcus Rovigo. Nono, Saturnino Palombo della Castel San Pietro. Decimo, arriva Stefano Vitali della Forlì, che esegue questo attraversamento assieme a Roberto Pelliconi della Cava Forlì. Mentre in 13ª posizione, vedendo i vari atleti, riusciamo a scorgere anche Dennis Pianini della GP Villa Verrucchio.
sono cambiate alcune posizioni, come vedete e sentite dal nostro commento. Arriva anche la prima donna nell'attraversamento di vigneti, si tratta di Anna Spagnoli, che ora è al comando da sola, distanziando la collega Anna Nano, che conferma però la seconda posizione. Molto più distaccata è Elisa Zannoni, che per un tratto, seppur come usa definirsi lei, di fronte alle due atlete nostrane Nano e Spagnoli, principiante, per diversi chilometri è stata al loro passo. I complimenti dunque sono d'obbligo, parlano i fatti, ma le altre due donne che gara stanno facendo, ci viene da chiedersi, forse semplicemente mostruosa. Quanto corrono, insomma, queste due donne? Purtroppo alla fine del passaggio tra le linee scopriamo che Della Pasqua ha preso margini di vantaggio su Rashid. Rashid conferma la seconda posizione, mentre la terza posizione viene abbandonata a Sanguinetti, che alza bandiera bianca, sente nuovamente il dolore nella parte che voleva verificare dopo un piano di riposo ed è costretto per l'appunto ad abbandonare la gara. Vola così in terza posizione Nicolas De Nicolò della Dinamo Running. Si annuncia a questo punto un podio tutto della Dinamo Sport per la gioia del presidente Grossi, o un po' meno per i fans di Sanguinetti. Con De Nicolò leggermente più distaccato, ora voliamo sui primi due corridori, Della Pasqua e Rashid. Volano loro due sulle ali dell'entusiasmo. Facendo anche una piccola premessa, abbiamo sentito Rashid prima dell'inizio della gara e anche dopo. È stato detto proprio da lui che è stato per 2 mesi in Marocco, quindi il cambiamento di temperatura, anche dell'aria che è respirata dall'atleta di origine marocchina, potrebbe essere un fattore non da trascurare. Infatti vediamo che Rashid comunque, come al solito, ha lo stesso portamento, ma qualche fatica in più l'accusa, tant'è vero che ridiamo, scherziamo con lui, ma il marocchino preferisce non ricordare, ma semplicemente puntualizzare alcune cose. Poi lo ascolteremo nelle interviste dopo gara. Gli arrivi, la 45esima edizione della Marcia Longa viene vinta da Alberto Della Pasqua della Dinamo Sport con il tempo di 44.53. Segue Rashid Benandian, compagno di squadra, con 45.22, terzo compagno di squadra a concludere il podio, Nicolas De Nicolò con 47.13. Quarta posizione per Gianluca Borghesi dell'Avis Castel San Pietro con 48.01, quinto Luca Benini dell'Edera Forlì con 48.14, sesto Aul della Salcus Rovigo con 48.45, settimo Saturnino Palombo dell'Avis Castel San Pietro con 48.46, ottavo Giuseppe De Priore della Dinamo Sport con 50.05, nono Stefano Vitali dell'Edera Forlì con 50.07, decimo Roberto Pelliconi della Polisportiva Cava Forlì con 50.24. Da notare, Dennis Pianini è arrivato undicesimo della GP Villa Verucco 50-26, migliora dunque il posizionamento della scorsa annata. Dodicesimo Matteo Lucchese dell'Abis Castel San Pietro con il tempo di 50-50, ricordiamo che Lucchese ha corso qualche noia muscolare. Per quanto riguarda gli arrivi del trono femminile, al primo posto troviamo Anna Spagnoli dell'Edera Forlì con 54-21, seconda Anna Nannu della Gabbi Bologna con 56-21, terza Elisa Zannoni della Podistica Tosco Romagnola con 57-32, quarta Silvia Laghi dell'Abis Castel San Pietro con 58-29, quinta Celeste Ferrini della Gabbi Bologna con 59-05, sesta Luana Leardini della Gabbi Bologna con 59-20, settima Paola Cazzarò della Gabbi Bologna con 1:24, ottava Tiziana Sportelli della Lamone Russi con 1:46, nona Elena Smacchia dell'Avis Aida Urbino con 1:02:07, decima Livia Grazzi della God Club Rimini con 1:02:21. Alberto, sicuramente grossa soddisfazione per te, ancora una volta un trionfo qui alla Marcia Longa nella 45esima edizione. Che gara è stata la tua? Ma oggi è stata una gara tirata perché gli avversari erano molto forti, c'era il mio compagno di squadra Rashid Benandan e poi c'era anche Andrea Sanguinetti delle Fiamme Oro, quindi siamo partiti subito i primi 3 chilometri a ritmo sostenuto. Però oggi stavo molto bene e sono riuscito comunque ad averla meglio ancora sulle salite più ripide e per poi continuare a gestire il vantaggio. Alberto, la tua è stata una gara tattica, come dicevi adesso, attraverso le tue affermazioni è stata una gara di gestione, perché con Rashid parecchie volte l'abbiamo visto appaiato, poi anche con Sanguinetti prima che mollasse, quindi diciamo che era stata un po' una tattica studiata la tua, no? Sì, studiata neanche troppo, perché comunque sapevo che Sanguinetti sulla carta era il più forte, quindi i primi 3 chilometri ha tirato la gara lui. E poi io e Rashid abbiamo provato a fare anche un po' gioco di squadra, a forzare un po' il ritmo finché siamo rimasti con un margine di 5-6 metri su Sanguinetti
e poi in salita io sono riuscito a prendere ulteriore vantaggio sul mio compagno di squadra. Filippo Giovannini è in gara, quindi non credo. Questa vittoria la dedico alla mia famiglia, ai miei genitori, al mio allenatore, a tutte le persone che mi sostengono e che mi stanno vicine. Vice sindaco Nicola Della Pasqua. Crepi il lupo, alla mia società soprattutto anche. Allora Rashid, secondo posto, però per alcuni frangenti di questa gara abbiamo visto anche alcuni. Quindi notizie dalla gara. No, perché cambiato, perché ciao tutti, perché è andato dal Marocco, ha fatto 2 mesi, 20 giorni, perché ha cambiato l'area dal Marocco, l'area di là, noi come qui, aspetto del 21 giorni per fare come l'area di qui, perché da là ce l'ho l'altezza e qui ce l'ho 200 dell'altura. Quasi non c'è niente, hai fatto dopo quando è tornato, fatto il campionato italiano, è andato bene, perché poi aspetto le prossime gare. Mi piace perché dici. Qualora non sia presente nessuno di loro. Qui alla Marcia Longa ti ho visto già in altre occasioni. È una gara che ti piace, che tipo di percorso è per le gambe di Rashid? Sì, questa è una bella gara, perché come io, come il primo, tutta della squadra, da Dinamo Sport, questa di comando tutte della Emilia Romagna che comando la Dinamo Sport. Nicolas, allora che gara è stata la tua? È stata una bellissima gara, e praticamente sono partito con i primi che giravano a 3-5 e sentivo che stavo abbastanza bene, solo che dopo sono ritmi che io non riesco a tenere per molti chilometri. Al secondo ho deciso di sfilacciarmi un po', perché la gara comunque era lunga e sapevo che nelle vigne era molto dura. Ho visto che alla fine delle vigne Sanguinetti si era fermato e ho detto vabbè, dai, almeno sono terzo. Diciamo che è stata una gara molto dura, sono contento, comunque vengo da un periodo che sto caricando abbastanza gli allenamenti, quindi diciamo che non ero neanche fresco, perché sto preparando una mezza maratona, quindi direi che sono molto soddisfatto per come è stata la gara. Ho fatto una gara un po' in progressione, perché adesso mi sto allenando anche fra settimana, quindi oggi ho fatto una gara in progressione, sono state insieme le prime tre donne fino al settimo e poi dopo ognuna ha fatto il suo ritmo, è andata bene. Sì, mi piace molto, anche si addice alle mie caratteristiche, perché mi piace collinare e ogni anno, se ho la possibilità di venire, mi piace molto, è una bella gara, grazie. Categoria. Senti, per me è diventata tradizione, tutte le volte che ti vedo partecipare a una gara ti dico sempre: arrivi sul podio e per l'ennesima volta sei arrivata sul podio. Dimmi la tua gara, raccontamela un po'. Beh, sono partita davanti con la Zanoni, la Spagnoli in terza posizione, ero poi alla fine sono arrivata seconda, tenendo in considerazione che l'anno scorso qui sono arrivata tra gli ultimi, vuol dire che sto riprendendo bene dopo un po' di infortuni, sono contentissima, arrivare sul palco è sempre bello qui a Savignano. Mi trovi d'accordo con la tua valutazione, perché per un tratto te l'ho visto anche appaiata addirittura Anna Spagnoli, sembrava difficile decifrare chi potesse vincere questa gara, perché sono andate a braccetto. Sì, siamo stati abbastanza i primi 5 chilometri diciamo insieme, dopo tra le vigne lei ha preso, se n'è andata tranquillamente e io ho badato per la seconda posizione, perché tanto più di così non ne avevo. Comunque contentissimo, siamo stati fortunati, il tempo bellissimo oggi e bravi agli organizzatori che riescono nonostante la crisi a andare avanti con le gare, un plauso a loro. A che punto siamo a livello della tua forma fisica, facendo un paragone con gli anni passati? Dammi una percentuale da 1 a 100. Beh, facendo un paragone con gli anni passati sarà difficile, perché ho dei tempi abbastanza forti come mesa, come maratona, quindi adesso è difficile anche perché si va avanti con l'età, quindi per me adesso è solo divertimento, non vado più agli obiettivi dei tempi, niente, e soprattutto faccio gare di montagna, perché ormai va bene così. Sì, sicuramente una grossa soddisfazione, una bella gara, l'avevo già fatta lo scorso anno, mi piace soprattutto la parte in mezzo alle vigne. Allora, le due persone davanti a me nella categoria donne erano due campionesse, sono due campionesse indiscusse, quindi è stato un grande onore condividere il podio con loro.
Sì, è vero, sono campionesse indiscusse, però per un tratto di gara tu sei stato dietro a loro, sembravi vicinissimo. Ci teniamo Nicola e Mauro. Poi cosa è successo? Quindi alla A. Io ho fatto il possibile, per loro sicuramente era un allenamento, io ho fatto tutto il mio possibile. Sì, è molto bella, molto allenante, è varia. Tratti su strada, tratti su sterrato, salita, discesa, veramente bella, e anche il tempo era, insomma, ideale, temperatura ideale, meteo ideale.